ci dici un po', Maurizio Sarri, come si presentò a voi squadra nello spogliatoio del Sansovino, per il primo approccio? Me lo ricordo molto bene, perché anche a livello personale fu un bel trauma, tra virgolette, perché veniva da... era un allenatore conosciuto già a quei tempi nel nostro ambiente qui intorno ad Arezzo, come una persona molto, come un allenatore molto rigido, molto pignolo, preciso, e quindi si presentò così. E proprio a me personalmente, mi ricordo benissimo, il primo allenamento mi disse: ti lo so che sei prevenuto nei miei confronti, però ti farò cambiare idea, e se mi ascolterai vedrai che ci sarà un grande, avrai grande profitto se mi verrai dietro. E in effetti fu vero, perché a parte era abbastanza facile per lui riuscire a entrare in noi e a lasciare a parte un ottimo ricordo, ma anche a insegnarci proprio la cultura del lavoro, che in quegli anni ha toccato profondamente tanti di noi. Infatti quel gruppo, che fu parte molto forte, era molto dotato per le nostre categorie, ma ha avuto anche un grande seguito, perché molti dei miei compagni di squadra hanno anche iniziato la carriera da allenatore, e sono straconvinto che l'hanno iniziata anche perché toccati profondamente da questo modo di fare calcio che ci insegnò Maurizio. L'ho incontrato un annetto fa, quando ha ricevuto un premio qui ad Arezzo, ma mi sembrava di averci parlato un mese prima, insomma. Lo vedo anche nelle interviste che fa, lo vedo molto lui, non è che si crea tante maschere o si fa tanti premi a dire quello che pensa, e così è stato sempre con noi. E quindi secondo me questa è anche la sua forza, di farsi vedere per come è, che oltre ad essere un allenatore veramente, almeno ai nostri tempi, era molto preparato, si vedeva che aveva la stoffa, sentiva noi, si coglieva profondamente questa capacità di infonderti non solo nozioni calcistiche, ma anche veramente la cultura del lavoro, le attenzioni particolari, e anche a livello umano. Io mi ricordo che penso il rapporto più bello a livello umano l'aveva con il giocatore che giocava meno in quegli anni con noi, che era un mio compagno di squadra, che per scelte era un po' messo in disparte a livello tecnico, ma io mi ricordo grandi chiacchierate di loro due fino all'allenamento, che lui si prestava molto anche in questo senso con la squadra. Quindi una persona sincera, schietta e molto intelligente. Ma non mi ricordo particolari segnali o che aveva prima partita. Lui preparava la partita successiva sin dal martedì, dove mi ricordo bene, a uno a uno ci prendeva e ci descriveva la partita che avevamo fatto. Dal giorno dopo lui iniziava a parlare degli avversari e a prepararci nel modo migliore possibile per affrontare gli avversari, anche in una categoria come eravamo noi, eccellenza prima o poi Serie D, in cui questa era veramente una novità assoluta. E quindi mi ricordo bene che non era tanto un pre-partita, ma era una preparazione capillare, quotidiana, della domenica successiva. Ci vuoi spiegare un po' come sono i suoi schemi sui calci piazzati e come è nata questo suo essere maniacale su questo punto di vista tattico? Io mi ricordo di affibbiarlo un po' questo Mister 33 proprio da quegli anni lì, in cui comunque aveva la dedizione nei particolari, e quindi anche nelle palle ferme, non solo quelle a favore, anche quelle contro, insomma, in varie situazioni di gioco era molto molto preciso. Poi nelle palle ferme ha avuto sempre un punto di forza, perché molto curava molto questo aspetto. Ora, noi abbiamo vinto anche una Coppa Italia con una palla ferma, tant'è che ho avuto fortuna di sfruttarla io quella azione in quell'occasione. E mi ricordo che a fine partita, quando poi dopo aver vinto l'andata là 1-0 su un colpo di testa mio, su una posizione laterale, io convinto di avere quasi un complimento o qualcosa, mi disse: facile come i schemini, Ti puoi immaginare quanto c'era attento e quanto era contento di vedere sul campo il risultato del lavoro. E penso che non so quante ore lui dedichi al suo lavoro ora, ma penso tantissime, non solo prettamente sul campo mentre c'è l'allenamento o in partita, ma
durante il giorno sono sicuro che è molto maniacale nel preparare gli allenamenti, preparare ogni partita, poi i ritmi della Serie A chiaramente agli alti livelli, dove c'è anche partite europee, dove c'è da preparare tante partite velocemente, una dietro quell'altra. Sono sicurissimo che lui è più martello ancora dei due, penso, ora, perché poi sai, in dilettanti è anche difficile qualche volta pretendere dai giocatori una completa dedizione, attenzione, perché finisci dal lavoro, fai allenamenti. Ora, addirittura sono convinto che sarà, che è ancora più martello, e mi ricordo che questa cultura del lavoro è stata veramente un bel insegnamento, soprattutto la passione con cui lui faceva quello che è non solo la sua professione attuale, ma si vedeva che era proprio una cosa che gli nasceva dentro, per come te la inculcava e per come te la trasmetteva. Aveva la capacità assoluta di tenere in grande considerazione tutti, sia quelli che, mi ricordo, Massimiliano Buongiorno per esempio, che era un giocatore molto importante per noi, veniva trattato allo stesso modo di chi, del ragazzino giovane che provava lo schema al posto di Massimiliano, e lui pretendeva la stessa attenzione, determinazione e cura nei particolari che pretendeva dal giocatore più importante. Ed era questo alla fine la sua bravura che non faceva differenze. Poi chiaramente le scelte erano un'altra cosa, però il coinvolgimento di tutti era un aspetto quotidiano, si poteva palpare tranquillamente. E si lasciava andare qualche superstizione a qualche situazione particolare, tipo il parcheggio della macchina che non doveva essere toccato il suo, tanto che un giorno un mio compagno, insomma, un po' distratto, ci mise la macchina e l'altro faceva bada perché lui la spostò con la sua macchina di forza. Oppure mi ricordo che in Serie D, quando poi si vinse il playoff, la Coppa, e andammo in Serie C2, all'inizio non iniziamo benissimo, e alla prima trasferta vinta ci fu un autista che ci accompagnò in pullman, e lui tutto l'anno pretese che ogni trasferta venisse questo autista, che tra l'altro gli Arezzi si conosciamo e si ricorda con molto divertito questo particolare, e poi varie altre, la barba non fatta per mesi che non perdevamo, però ci sono vari aspetti, sì, le scarpe nere che pretendeva da tutti, le scarpette nere per giocare, e quando qualcuno c'era di un colore un po' diverso andava su tutte le furie. No, ci sono vari aspetti simpatici che fanno capire anche il personaggio. Ma lui ricordava con piacere le origini napoletane, chiaramente è stato trapiantato qua in Toscana, lui è toscano proprio profondamente, ma l'intelligenza, l'arguzia, la finezza della sua intelligenza è chiaro che c'è nel sangue, un po' di Napoli è rimasto sicuramente. Ma era possibile immaginare negli anni da Sansovino poter intravedere magari a tanti anni di distanza Maurizio Sarri questi livelli in Serie A? Ma il mondo del calcio è un mondo un po' strano, dove penso la meritocrazia, la capacità, la determinazione è importante, ma è un aspetto che diciamo comportano altri fattori per arrivare. Secondo me è arrivato tardi Maurizio, o forse no, diciamo che è arrivato il momento giusto perché si è consacrato, si è fatto apprezzare anche come persona, penso, e quindi che arrivasse era una cosa un pochino preventivabile, perché si vedeva che aveva una marcia in più anche nei nostri tempi, per quanto sia difficile, che sai, gli allenatori bravi magari ce ne sono tanti, però sono pochi quelli che possono avere la possibilità di, e lui soprattutto a Empoli, e ora se la sta giocando bene, spero continui con tutto il cuore.